Nome, cognome e professione. Felice Rossello, professione un po' difficile, insegnante diciamo. Come è arrivato in televisione? Grazie a Fabio Fazio che mi ha fatto vedere, mi ha fatto sentire in effetti una bobina di imitazioni che faceva radiofoniche. Gli ho detto sei molto bravo. Lui gli ho chiesto io cosa posso fare per te. Dice bisognerebbe che scrivessimo dei testi assieme. Io non sapevo neanche da dove cominciare, ho detto ci proviamo, abbiamo cominciato a scrivere dei testi, abbiamo cominciato a presentare questi testi a volti nuovi per gli anni 80, lui ha vinto per la parte imitazione e di lì abbiamo cominciato una scalata che lui continua tranquillamente ancora adesso. Come si fa a ideare un programma innovativo? Ci sono tante cose, intanto il target delle persone a cui ci si vuole rivolgere. Poi l'immaginario collettivo, poi l'immaginario collettivo del target a cui ci si vuole rivolgere e poi lo specifico televisivo che è di moda in quel periodo. Ad esempio adesso vanno di moda i factual, ai miei tempi andavano di moda varietà. Cosa ha significato per lei lavorare in gruppo durante i suoi anni in televisione? Lavorare in gruppo è meraviglioso perché uccide uno dei difetti fondamentali degli italiani, l'individualismo. L'individualismo è una delle malattie fondamentali del mondo attuale e a me ha insegnato che conto, che sono utile ma non necessario. Come mai ha preferito la televisione al cinema? No, non ho preferito, mi è capitata la televisione. Perché dopo una vita in televisione ha deciso di insegnare? Per me stesso, questa volta una scelta individualistica. Per me stesso, perché mi sono chiesto, ma quando tu facevi quelle scelte, perché le facevi? Allora ho cominciato a leggere dei libri, ho cominciato a interrogarmi sul perché facevo queste scelte e mi sono accorto che c'erano delle teorie su queste cose, però noi non lo sapevamo. Lo facevamo perché il momento era quello. Crede di aver realizzato il suo sogno? Credo di sì. La risposta è positiva. Io sono dell'opinione che quando uno poi alla fine della vita, se il bilancio è pareggio, è già una vittoria. Mm-hmm. Però credo di aver realizzato quello che, stare a Savona nei miei primi tempi, pensavo di fare. Io in effetti volevo diventare un allenatore di basket e vincere le Olimpiadi. Poi però la situazione savonese mi ha creato questa possibilità, io l'ho sfruttata. Ecco, quello che dico a voi, color your life, i vostri sogni, puntate in alto. Siate malati, siate affamati, siate tutto quello che volete, però puntate in alto. Cioè, anche se giocate in una squadra di Serie D, allenatevi come se doveste giocare in A e doveste vincere lo scudetto.